Ehi, allora ragazzi, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono Gazzetta34, ma devo cambiare intro perché questa qui ormai ha dato a noia, veramente. E quest'oggi siamo nuovamente su Castle Clash, questa volta nell'account di Demon Slayer 250, che ragazzi, c'è una storia dietro questa rollata che stiamo per andare a fare che è lunghissima, cioè la dovevamo fare forse a giugno. E poi ogni volta proroga, 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 insomma, progora. ho ritardato tantissimo perché ho avuto un sacco di impegni, un sacco di cose. Lui ha continuato a portare pazienza, quindi lo ringrazio per la pazienza che ha portato perché veramente, cioè, sono stati mesi, mesi lunghissimi in cui fra l'altro ha anche fatto fruttare le gemme che in teoria erano 10.000, ora sono 16.343, forse riusciamo a farne qualcuna in più. Perché c'è l'evento, vediamo un po'. Questo sì, è sempre il giorno dell'aggiornamento, quindi è lo stesso video registrato, cioè ho registrato nello stesso giorno dell'altro video, quindi non è... Perché è andato lì? Non sono due giornate diverse, però escono i video in due giorni diversi, questo ovviamente. Ok, c'era l'evento da prendere. Devo dire che nessuno ha preso il primo premio, secondo me non l'hanno messo il primo premio, cioè hanno fatto lo scherzo. Perché io pure ieri non c'era questo evento, oggi c'è, vabbè. Facciamo finta di nulla. Comunque, qui 300 gemme guadagnate, vediamo un po', ritiriamo, vediamo se ha qualcosa da ritirare anche qui. Sì, ha ancora tutto da ritirare. Non so se posso ritirargliele io, dai, vediamo quante sono. Ma sì, dai, direi che posso prendermi questa libertà per avere qualche gemma in più, quindi gli ritiriamo un po' di gemme che possono farci fare qualche rollettino in più. E dopodiché procediamo ovviamente al, come si dice, alla vista di quello che dobbiamo fare, cioè procediamo con il video. Ora vediamo subito che cosa c'è da fare, perché ancora non ho letto il copione, quindi oh cazzo, che cosa fai? Allora abbiamo un roll free, 16.800 gemme, quindi quasi 17.000, in più abbiamo, giorno, oh, va bene, altre 50 gemme qui, vediamo un po' se posso farmele così, uno... facciamo due, le diamo a... non lo so, a chi è che sta alzando la skill. Vabbè, qui vedo che già c'è qualcosina, quindi utilizziamo. E ci siamo fatti 50 gemme in più, che scopriremo poi verso il finale se ci hanno dato una possibilità di roll in più. Ma comunque, sempre gemme in più sono. Prima di iniziare, i saluti. Come vedete non c'è la gilda perché diciamo che ci sono stati un po' di trascorsi con la gilda a quanto pare, quindi non salutiamo nessun tipo di gilda. Gli unici saluti che mi ha chiesto sono quelli verso me e la mia ragazza, quindi la Nuba, quindi cioè, ciao a noi, evviva! Cioè, è un po' strano ogni volta, però penso sia un, diciamo, un modo per ringraziarci per... questa possibilità. Purtroppo lei qui non è oggi, cioè lei oggi non è qui, lei qui non è oggi. Italiano, io parlo italiano. Lei non è qui oggi perché sta a casa sua, quindi non poteva fare i roll con me. E in questi roll andremo a cercare Valentina e qualcuno degli ultimi tre eroi mi aveva detto, ma ormai penso siano diventati quattro, quindi Walla Walla, questo no, Mactessa, Rocno, penso anche Pistolera e Anubis ovviamente. Vabbè, comunque gli eroi importanti, diciamo, che mancano, sono ben accetti. In più, se troviamo un Vlad, che non hai Dracula, possibile? Ah, sì, gli manca Dracula, quindi cerchiamo anche un Dracula, cioè cerchiamo un Dracula perché è importantissimo, quello, per quanto sia magari un po' vecchiotto è sempre un eroe buono. E in più, oltre Dracula, cerchiamo ovviamente copie di eroi che lui già ha per fare le evoluzioni, quindi diciamo che sono roll tra virgolette facili, perché quasi tutti gli eroi che troveremo saranno buoni, però sicuramente, visto che cerchiamo così tanti eroi, il server di Castle Clash oggi ci darà pochissimo. Cominciamo con un roll da 1, quello gratuito, che non ci dà nulla, ma non fa niente, non ci aspettavamo nulla. Un altro verde non è il massimo. Regina Serpente, Linfa di Cristallo, Licantropo. Ah, beh, insomma, cominciamo benissimo con questi roll. 3. Cominciamo proprio bene, sì. Allora, vediamo un attimo nel magazzino perché non ho controllato, ma mi è venuto in mente di nuovo di controllare il magazzino. Ecco qua, acquisto oggetti. Allora, questa l'acquistiamo. No, non dovevo fare acquisto oggetti, però ho sbagliato. Dovevo fare 67 su 75. Non penso basteranno, sinceramente. Allora, questa la utilizziamo subito, così aumentiamo una slot. Dopodiché, quanto vuole per un... vuole praticamente un roll, però 5 slot in più ci faranno comodo, perché comunque non sono tante le slot che abbiamo, quindi preferisco avere qualche slot in più. Allora, da 3
da 3. Uolè! Walla walla, ragazzi, il nuovo eroe è uscito oggi con l'aggiornamento e l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato su questo account che ha piazzentato tanto, ma già cominciamo bene. Primo l'eroe leggendario è quello nuovo, fantastico. Andiamo a vedere con che cosa è nato, perché non l'ho mai visto in azione, quindi farò anche una mini recensione, cioè voglio provarlo, dai, voglio, non so se si può dire recensione, però vorrei tanto provarlo. Vediamo se possiamo portarlo su. Sì, qualcosina ce l'abbiamo. Dai, lo portiamo su quanto possibile. Poi, cioè, penso che non sia un problema per lui, quindi 18. Perché 18? Ah, vabbè, a sto punto conviene fare così. Ok, non abbiamo più oro, quindi ci fermiamo un attimo col portarlo su. Continuiamo, perché prima voglio vedere con cosa è... diciamo, cioè, con quali eroi ci usciranno, ecco, mi sono perso mentre parlavo. E poi voglio vedere, magari... Allora, roll da 3. Niente. Voglio vedere, dicevo, magari un po' di walla walla in azione, perché non l'ho mai visto, quindi non lo so com'è. Niente, allora, abbiamo rollato 6.000 gemme, abbiamo trovato sì, walla walla. Però, ecco, anche un po' di qualcuno degli altri eroi. Il Duca Zucca, sempre carino il Duca Zucca, però non è la nostra priorità, quindi se troviamo qualche gemma... Oh mio Dio, doppio roll potentissimo, me lo sentivo, ho fatto il doppio roll rapido. E abbiamo trovato Rockno, Stregatrixi e... E un altro eroe abbiamo trovato, che era una copia però. Non sono riuscito a leggere la copia quale fosse, però abbiamo trovato Rockno ed è Omg, fantastico. Abbiamo trovato Stregatrixi, ossia Zucchessa, chiamiamola con il suo nome, che è Omg. Vediamo con che talenti sono nati. È un po' Rockno con spargimento 1, peccato perché sarebbe stato buono per lui uno spargimento alto. Zucchessa con autodistruzione 1, che... Ma, vabbè, dai, fa niente. Qui abbiamo ancora un sacco di slot libere, quindi possiamo trovare ancora un sacco di eroi leggendari. Quelle 50 gemme non ci serviranno, Candy Cane non ci serviranno, dicevo, per un roll extra, ma ci avanzeranno Stregone, buono. Dai, che è un buon momento, rolliamo un po' così. Dai, Succube, è un buon momento, però ma mi stai dando eroi un pochino scarsini, eh. Cioè, per carità, non mi lamento assolutamente, abbiamo trovato veramente tanta roba. Ora faremo solo l'oro da 3 fino al finale. Cavalier Morte è sempre buono. Dai. Ancora 4. Roll da 3. Attenzione. Beh, direi di alzare la skill a Walla Walla con gli schifi che abbiamo trovato. Quindi Walla Walla è qua. Skill, che è un bellissimo Corvi di Sangue, si chiama. Una bellissima immagine, devo dire. Oddio, forse la reputo bella perché è nuova e non per altro. Però a me piace. Facciamo così. Oh, guys, ma ci perdi due frammenti ogni... Shhh, calma. Non ti preoccupare. Ma... Shhh, due frammenti... Shhh. Fai una spazzata e abbiamo recuperato tutto. Allora, ci rimangono 4 roll da 3. Quindi, 1. 2. Walla! Oh, mio Dio! 3 e 4. Cazzo, questo video farà rosicare un sacco di persone. Questo video farà rosicare veramente un sacco di persone. Non uno, ma due walla walla con gemme risparmiate. Wow, cioè, è una delle poche volte in cui risparmiare gemme porta effettivamente a qualcosa. Questo qui è nato con scottatura 1, quindi non li tocchiamo. Allora, vorrei giusto un attimo vederlo in azione, questo walla walla, giusto per curiosità, e poi andiamo a vedere se ci sono eventi in cui ci danno gem, cioè ci danno roba. Walla walla. Ok. Com'è che... Ah, così? Beh, ovviamente lo proviamo nei dungeon normali, direi che qui dovrebbe farcela, è un po' la cura non c'è, però vediamo come attacca, dai. Lo metto da qui. Attacca a distanza, attacca molto a distanza. Oddio, abbastanza a distanza. Che cazzo ha fatto? Ah, ha skillato. E i corvi sono andati. Dai, fantastico. Vediamo se i corvi prendono soltanto nemici. Sembra che prendano solo nemici, quindi teoricamente un eroe. Sì, oh mio Dio. Sì, prendono solo nemici, niente strutture, quindi un eroe
con cui si può fare lo sniping in guerra. Infatti ora che skill non fanno... Cioè lui ha, se non mi sbaglio, la ricarica vitale che va nel tempo. Sì, la ricarica vitale che va nel tempo. Wow. Molto molto bello come roba, veramente molto bello. Ottimo per la guerra sicuramente. Anche se quel pollo poverino che viene sballottato avanti e indietro, come ho già detto nel video precedente. Wow. Wow, vediamo se riesco a togliere un po' di zoom. Però ormai è finito, quindi. Allora, questa l'ha fatta. Vediamo un qualcosa di più difficile. Come se la cava. Anzi, portiamolo proprio... No, proprio troppo avanti no. Portiamolo qui. Questo dovrebbe essere il più difficile, teoricamente. Vediamo un po' se riesco a togliere un po' di zoom. Ok, qua ci sono tanti eroi. Ce la farà Walla Walla. Togliamo il fatto dello zoom. E mettiamo da qui. Ok. Vediamo come se la cava. Comincia a far fuori un po' di gente. E si ricarica un sacco di vita. Cioè... È livello basso, ma comunque sta reggendo. Vediamo con gli eroi come regge, perché quelli comunque sono leggendari di livello più alto. Lui non è ancora iscritto. Cosa ha fatto? Come ha fatto? Guarda quanto si ricarica la vita. Mo muore, mo muore, mo muore. Non è morto. Wow, ragazzi, è veramente... bello, bello. Cioè, l'avevo un po' sottovalutato, Però vederlo così in azione mi sembra veramente un sacco... bello, poi è un cooldown di soli 4 secondi, quindi skill a manetta. Guarda lì, si sta pulendo tutto da solo. E ce la fa sicuramente, ora gli diamo un aiuto, gli mettiamo un po' di velocità, perché così c'è un po' più in fretta, fa pure più danno. Crepa tutti, ha crepato tutti già. Va bene, cioè, fantastico. Penso che il nostro amico Demon Slayer 250 rimarrà fortemente soddisfatto, quindi fantastico, veramente fantastico. Questo video, ragazzi, devo chiuderlo qui per motivi che devo fare una live adesso, quindi non ci giriamo intorno. Mi tocca chiuderlo qui in fretta, però gli chiederò il permesso di poter usare Walla Walla in un altro video, così da poterlo vedere magari un po' meglio in azione. Vi ringrazio per aver seguito il video, vi ringrazio per il supporto che continuate a darmi. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo eroe, di questo video, un po', non lo so, un po' di tutto, di cosa ne pensate in generale della vita qui sotto, con un commento che mi piace ricevere commenti e leggerli. Questo video, ragazzi, veramente mi tocca chiuderlo qui subito. Ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao a tutti e vi raccomando, statemi bene.